Come da copione, Tavagnacco sbanca Perugia e lo fa con una grande prestazione e con un risultato piuttosto rotondo. La Grifo si è arresa già nel primo tempo, troppo evidente la differenza tecnica ed atletica per provare a reggere l'urto fino alla fine. Scapicchi squalificato e sostituito in panchina dalla Belia ha provato a mandare in campo una formazione quadrata, ma l'inedito 4-1-4-1 e l'idea di mettere in marcatura fissa la giovane Ferretti sulla talentuosa Brumana non hanno portato gli effetti sperati. A parte un buon quarto d'ora in avvio, la squadra biancorossa è stata sempre in balia delle avversarie, che oltre ai 7 gol hanno creato almeno altre 5-6 occasioni nitide davanti a Monsignori. La gara si è sbloccata al 20° quando l'attaccante Mauro ha arpionato in area un pallone, lo ha difeso bene e giocato di sponda per l'inserimento della Parisi, che di destro non ha sbagliato. Subito sotto la Grifo ha tentato una timida reazione, ma su una punizione laterale nessuna delle biancorosse è stata lesta per la deviazione vincente in area. Tavagnacco allora ha ripreso il comando delle operazioni e sfiorato il raddoppio in almeno due circostanze dove prima la Parise e poi la Monsignori si sono esaltati in dei salvataggi in extremis. Lo 0-2 è arrivato però al 35° con Mauro Brava a capitalizzare un bel cross della sinistra di Camporese. Gli ospiti ci hanno preso gusto e nel giro di 6 minuti hanno centrato la cinquina grazie a una doppietta di Brumana e al secondo gol della Parisi. Risultato in ghiaccio e gara senza più storia. Nella ripresa la Grifo ha provato a togliersi quantomeno la soddisfazione del gol della bandiera, ma la Pugnali e la Mortolini hanno spedito alto da buona posizione. Tavagnacco è sembrato voler gestire il risultato, ma intorno alla mezz'ora ha messo il piede nuovamente sull'acceleratore. Tuttino ha centrato il set con un bel destro da fuori e un minuto più tardi Mauro si è vestita da Ibrahimovic. Stop in corsa di tacco, palla in profondità e gol di punta. 7-0 e nulla da eccepire, il Tavagnacco fa parte di un'altra categoria.